E tu vuoi la salvezza, caro uomo, cara donna, caro giovane, caro ragazzo, cara ragazza. Alleluia, se tu vuoi la salvezza della tua anima, prima che venga la fine. Alleluia, tu devi invocare il nome di Gesù Cristo con una fede vera. Amen. Con umiltà. Alleluia. Gloria a Gesù. Fate finta di non ascoltare. Questa è la verità, che vi piaccia o non vi piaccia. Alleluia, questa è la verità, alleluia. Gloria a Dio. Ecco perché lo Spirito Santo ancora oggi nel 2021 mi dà la forza di predicare. Ma gloria, questa te, è la verità, oh donna, tu che sei lì a ascoltare, oh uomo, tu che sei lì, non fare finta di niente, ma invoca il nome di Gesù, perché l'Apocalisse sta arrivando, alleluia. I segni della fine si stanno compiendo. Credete nel Re dei Re. Credete nel Messia. Credete nel Cristo della gloria, nel Cristo risorto, nel Cristo Re, nel Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Alleluia. Se tu invochi il nome di un santo, il santo non ti può ascoltare. Il santo non ti può aiutare. Se tu invochi il nome di un cosiddetto Padre Pio, di un San Gennaro, di una Santa Rita, Sant'Agata, non ti possono ascoltare. Se tu preghi davanti a una statua, a una immagine di legno di una Madonna, non ti può salvare. Se tu preghi Buddha, se tu preghi Allah, non ti può salvare, alleluia. L'unico che salva si chiama Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Perché dice la Bibbia che Lui è l'Alfa e l'Omega. Lui è il primo e l'ultimo. Alleluia. Lui è il Re dei Re, cari della Sicilia. Oh, noi stiamo vivendo tempi difficili. Noi stiamo Gloria a Gesù. Tempi complicati. L'umanità è allo sbando, le nazioni sono allo sbando, stiamo vivendo tempi apocalittici, è venuta questa pandemia mondiale e questa pandemia deve essere un avvertimento, alleluia, è un avvertimento questa epidemia, che gli uomini si devono pentire dei loro peccati, che le donne si devono pentire, che dobbiamo amare Dio, alleluia, adorare Dio, adorare Gesù Cristo, gloria a Dio, fare la sua volontà. Cari della Sicilia, noi non sappiamo cosa accadrà nel 2021, probabilmente verranno delle cose ancora peggiori, perché questo mondo, cari che ascoltate, questo mondo sta andando di male in peggio. Può darsi che nel 2021 vengano cose peggiori. Cosa pensi, che il virus scomparirà? Non scomparirà così. La Bibbia parla di piaghe terribili che verranno sulla terra, terremoti terribili che verranno sulla terra, anche sulle isole. La Bibbia dice in Apocalisse, cari della Sicilia, che verrà un terremoto così potente sulla terra che le isole scompariranno. La Sicilia cos'è? La Sicilia è un'isola. Verrà un giorno che l'isola scomparirà. È inutile, alleluia, che ti affanni per le cose materiali, gloria, le belle case, le belle macchine, tanti soldi. Ci sono uomini che per avere tanti soldi fanno cose terribili. Vivono nella criminalità, la delinquenza, vendono droga. Uomini che per avere soldi estorcono gli altri, minacciano con la camorra, la mafia. Cosa pensi tu? Che andrà tutto bene, verrà una fine, alleluia. Aggrappati a Gesù Cristo, chiedi perdono a Gesù Cristo e tu diventerai un servo di Dio. Alleluia, non vivere più nel peccato. Pensi che tutto finirà così? No, la Bibbia dice in Apocalisse che verrà un terremoto così potente sulla terra che i monti cadranno,
lo dice la Bibbia. Alleluia! Gloria a Dio. La terra tremerà e le isole scompariranno. Gloria. Perciò, siciliani, vi avverto nel nome di Gesù Cristo, convertitevi al Signore. Gloria a Dio. Convertitevi a Gesù. Non pensare solo ai piaceri del mondo, al mangiare, al bere, al divertirti, andare con le donne, andare con gli uomini, fare gloria sesso, adulterio, tradire tua moglie. Dove andrai? Alleluia, tu hai bisogno di Cristo. Avvicinatevi a Cristo, questo è il messaggio. Con il vostro cuore, avvicinatevi a Gesù. Perché solo Lui può perdonare i tuoi peccati.